infatti, guardate, la cosa che mi ha colpito, ringrazio l'assessore Allegrini che è presente, la cosa che mi ha colpito, Laura, non è tanto questo imbecille, se mi vuole querelare, ma può pure querelare, non importa. Questo imbecille che appunto scrive, che lui, siccome ha studiato, è colto, mentre noi notoriamente siamo tutti, sapete, ignoranti, non sappiamo niente, ci inventiamo le cose, non tanto questo, capito? Proprio quello che accennava prima Silvano Olmi, fra i commenti, perché poi sono andato a vedere sotto queste cose, fra i commenti, quello, ce ne sono tanti, carini, quello proprio che mi ha colpito di più è quello che, scritto in due righe. Le foibe esistono e meno male che sono esistite. Capite che vuol dire questo birbaccione? Sì, ecco, questo delinquente. L'arena di Pola è più vecchia del Colosseo. Penso che la prova provata dell'italianità di quelle terre non possa essere messa in discussione da nessuno, neanche da questi che ci accusano, che mi accusano di dire stupidaggini, di esserci inventati qualche cosa. Ecco. Associazioni d'arma e combattentistiche, attenti! Onori ai caduti! Non è mia abitudine, lo sapete, però oggi qualche sassolino dalle scarpe, io e l'amico Maurizio Federici, che guida il comitato 10 febbraio a Viterbo, ce lo dobbiamo togliere, perché nei giorni scorsi i soliti leoni da tastiera, quelli che si nascondono dietro, quelli che si vengono definiti nickname, cioè nomi di fantasia, nomi da utilizzare, ci hanno accusato addirittura di essere dei falsari della storia. Questi leoni da tastiera, all'odio che ci viene diciamo, propagato nei nostri confronti, noi rispondiamo con un sorriso. L'odio è un sentimento che non ci appartiene. Noi siamo da anni, da decenni, per la pacificazione nazionale, per una memoria condivisa. E rispondiamo non col nostro sorriso, perché potrebbe sembrare una battuta, rispondiamo col sorriso di Norma Cossetto, una donna che fu sequestrata, rapita ai suoi affetti, seviziata
stuprata orrendamente per notti intere e poi alla fine il suo corpo fu anche orrendamente mutilato e gettato in una foiba. Mi dispiace però dirlo, può darsi che mi si sia abbassata la vista, ma due quotidiani molto importanti, Corriere della Sera e Repubblica, non mi sembra che abbiano dato ampio spazio, anzi mi sembra che lo spazio non ci sia stato proprio. Può darsi che mi sbaglio, chiedo scusa ai colleghi molto più autorevoli di me di questi due giornali, però non ho visto articoli, non ho letto articoli, anche il Fatto Quotidiano, di che mi dispiace perché ogni tanto lo leggo. Non nascondo una certa emozione, non soltanto perché oggi sono esattamente 15 anni che questa legge è stata promulgata dalle Camere e approvata, e in questi 15 anni tanto, molto, quasi tutto è cambiato. Se noi ci guardiamo indietro, se io penso soltanto ai tempi in cui studiavo all'università e per la prima volta facevamo all'Università della Tuscia i primi appuntamenti nel quale si parlava di esodo e di foibe, con aule negate per poter parlare di queste vicende, cosa che purtroppo accade ancora adesso. Sono fiero di rappresentare una provincia nella quale è vivo questo sentire, è viva questa voglia di memoria, questa voglia di ricordo, perché poi essere italiani significa questo, significa anche questo e significa assolutamente non dimenticare. Mi darò da fare anche per la partecipazione, anche una semplice gita a piedi delle scuole presso questo ricordo che è stato voluto dalle amministrazioni passate. È importante affinché appunto anche i giovani sappiano quanti sacrifici e quante atrocità i loro avi hanno dovuto subire. Io ho attraversato l'Adriatico a remi per 3 giorni e 3 notti e ho sbarcato a Fano. Lì mi hanno mandato in campo di concentramento, perché solamente il campo di concentramento si chiama alle Fraschette di Alatri. Sono rimasto lì 4 mesi, la mia matricola era 1099 e per con quella sono stato chiamato. Ho sempre lottato e ho difeso sempre l'italianità.